La sfisa apre alla riapertura della funivia del Gran Sasso nel periodo della gara per la sostituzione delle funi portanti e per la revisione generale, ma con delle prescrizioni che sostanzialmente sono quelle che il Comune già aveva messo in atto dopo il nulla osta, monitoraggio, piano di controllo, capienza e via dicendo. La comunicazione è stata data direttamente dal sindaco Pierluigi Biondi nel corso del Consiglio Comunale straordinario sul Gran Sasso. Biondi ha letto in aula la nota dell'agenzia che spiega che sta valutando la possibilità della rimessa in esercizio perché non sono sopraggiunte nel periodo di funzionamento con prescrizione altre difettosità, ritenendo quindi valutabile la richiesta di proroga del Comune. Una buona notizia decisamente, anche se non si conoscono ancora le modalità, ma ad ogni modo Biondi ha fatto presente che la situazione non è così come l'opposizione l'ha sempre descritta, rassicurando ancora una volta i lavoratori, tutti saranno tutelati. Ma attraverso un monitoraggio costante della infrastruttura, perché noi siamo i primi a volere la sicurezza per chi usa, per chi ci lavora e per i potenziali utenti, dovremo fare delle verifiche e credo anche con qualche prescrizione potremo raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, cioè quello di riaprire l'esercizio della funivia e nel contempo programmare gli interventi di manutenzione generale che prevedono la sostituzione delle funi, ma anche altri interventi che riguardano proprio tutto l'impianto, in maniera tale da qui al 2028, quindi alla scadenza naturale, di poter consegnare una infrastruttura perfettamente funzionante per i prossimi 20 anni.